Beh? Ma che diavolo ti prende? Mi sei costata un mucchio di soldi e adesso non funzioni, figlia di puttana. Merda. Ma che succede? Non c'è che dire, proprio un bel Natale. Per favore, mandi il sergente Hawkins nel primo settore, stanza J38. Sì, subito. D'accordo. Grazie. Ehi! C'è nessuno? Cos'hai, agente? Sei pallido, non ti senti bene? Thank you.
Salve. Salve. Firmi qui. Un gran bel colpo, eh? Come hai detto, agente? Scherzavo. Grazie. Di niente. Presto, andiamo. È andato tutto liscio. Quando se ne accorgeranno saremo lontani. Meglio sbrigarsi comunque. Cristo santissimo, perché accidenti l'hai fatto? Una piccola garanzia. Che razza di garanzia? Nessun testimone. Non è possibile. Non ci posso credere, no. Arrivato a quel punto della mia vita, ho capito che l'unico modo per sfruttare il mio talento era quello di mettermi in proprio. Per fortuna ho degli amici in gamba che collaborano con me e perciò, signor... Signor? Davis. Davis, è vero, Jeff Davis. Il mio punto di vista... è molto semplice. Alla base del successo ci deve essere una buona preparazione e bisogna aggiornarsi continuamente. L'errore che fanno molti uomini in gamba è proprio quello di non rendersi conto che gli affari corrono più in fretta di loro. Lasci che le faccia un esempio personale. Quando mi sono accorto che qualcuno aveva le idee più chiare delle mie, sono tornato a Princeton e ho studiato duramente per ottenere un secondo master in tecnica bancaria internazionale con il massimo dei voti. Ehi, chi è tutta quella gente? Tutto a posto, signore. Può considerarli dei corrieri. Per me va bene. Vediamo la merce. Forza, ragazzi. Come vede lo studio? Da grandi soddisfazioni. Forza. Posso chiamarla Jeff? Se le fa piacere. Forza, forza! Sono convinto che senza una laurea è veramente difficile cavarsela per un uomo che abbia un minimo di ambizioni. Potrebbe arrivare alla disperazione. E arruolarsi nelle forze armate. O diventare un criminale. O addirittura un poliziotto. Perché non la smettiamo con le stronzate e concludiamo? Quale università ha frequentato? Una delle migliori, l'università del cazzo. Pronto per la festa? È spiritoso. Voglio farmela doppia stasera. Perfetto. Ciao, ciao ragazzi! Ehi, come va? Soldi! Non sparare! Tutto! Allora, lo facciamo o no questo accordo? Siamo qui per questo. Dai! State indietro! State indietro! Spegni tutte le luci, stronzo! L'interruttore va dietro! Vaffanculo! Merda! Questa non ci voleva. Levati, non distruggete il negozio! Ecco i soldi! Zitta! La zitta! Fermi! In realtà tu ti chiami Turner, giusto? Detective Ray Turner. Gli hai presi i soldi, Buzz? Ce l'hai? Buzz! Dov'è Buzz? Sei in un bel guaio, amico. Voi poliziotti vi mettete sempre nei guai. Dovreste saperlo che è meglio non fare stronzate con i miei ragazzi. Buttala via!
È da una settimana che ti stiamo aspettando, Turner. Ti ho detto di buttarla! Di che cazzo state parlando, eh? Sorridi, Ray. Buttala, stronzo! Vaffanculo! Tu, presto, andiamo. Sì, signore. Ma chi l'avrà mandato? Non lo so, signore. Comunque tutto è filato liscio e c'è un poliziotto di meno al mondo. Mi raccomando, ragazzi, raccogliete ogni granello di quell'eroina. Passiamo dal retro. La raggiungo subito. Su, presto! Sbrighiamoci. Io vengo in pace. Ma che cazzo succede? Buon Natale e tienilo d'occhio. Vuoi contarci? Figli di puttana! Lei! Ray! Ray! Respira! Forza! Respira! Lasciatemi stare, maledetti! Voglio ammazzarlo, quel pezzo di merda! Voglio rompergli il culo a quel bastardo! Altre 5 ambulanze si stanno dirigendo verso... Ci hanno confermato l'esplosione del magazzino federale. 9 morti e almeno una dozzina di feriti. Magnifico. Vi parlo in diretta dal luogo dove avete non può spiegare il capitano di stabilizzare il sistema democratico. Ciao, Diane. Ciao. Che è successo? Una carneficina. Un Natale difficile da dimenticare. Ma come diavolo hanno fatto? 5 morti. Nessuno ha visto o sentito niente. Ma non è una novità in questo quartiere. Kane è stato il primo ad arrivare, alle 11.02. Non sa niente neanche lui. Jack, mi dispiace per Turner. Davvero. Con te però sono così incazzato che ti butterei dalla finestra. Ma purtroppo ora non posso farlo. Questo non è il momento. Ma prima o poi ti romperò il collo, vedrai. Immagino cosa stai provando per Ray. Che mi dice di Manning? Che vuoi tutto sapere? Tutto quello che sa, l'ha ammazzato lui, Ray. Non è provocarmi, stato lui. Jack! Sono 8 giorni che ti cerco dappertutto. Non ho avuto una telefonata, non un messaggio. Sei sparito per 8 giorni. E come se questo non bastasse, devi anche rispondere di furto di eroina. Più di $500,000. Capitano, c'è una persona che la cerca. Ah, ci mancavano anche i federali. Ma c'era da aspettarselo. Quelli credono di poter controllare tutta la città. E va bene. Mary, digli di aspettare solo un minuto, eh? Sì, signore. Devi sparire per un po'. Hai 2 mesi di ferie a cominciare da questo momento. È un ordine? No, è una tua scelta. Promettimelo. Tu sei l'unico uomo che conosco capace di mantenere la parola data, perciò devi promettermelo. Questo sì che è un ordine. Voglio arrivare a Manning. Scegli, o vai in vacanza per 2 mesi oppure ci vai per sempre. D'accordo. Bene. Ah. E poi se fossi in te io proverei anche a dare una regolata alla mia vita personale.
Detective Kane. Questo è l'ispettore Switzer dell'FBI. Si interessa del caso e vuole farti qualche domanda. In privato. Sai in che consiste il mio lavoro? Essere informato. È questo il segreto. So le cose prima di tutti gli altri. E allora? So che eri sulle tracce di Victor Manning. E so che questi non sono semplici omicidi. Hanno tagliato la gola a tre uomini armati prima che riuscissero ad estrarre le armi. Chi può essere così veloce? Non chi, che cosa? Conosco le ferite da arma da taglio, ma i ragazzi di Manning sono stati uccisi da qualcosa di diverso. Dobbiamo cercare l'arma. Sì, esatto. Secondo te, come posso fare per mettermi in contatto con il signor Manning? Vorrei aiutarla, ispettore, ma purtroppo sono in vacanza. Il capitano forse non gliel'ha detto. Riassegna Kane in questo caso. Non accetto ordini da lei. Mi basterà fare una telefonata, solo una. E questo che vuole? Kay non può. Sta andando in vacanza. Dillo tu, non è così? Per me non è un problema, posso rimandare. Magnifico. Allora è tutto suo. Bene. Da domani avrà un mio agente come compagno. Un compagno? Salve. Kane, ti presento l'agente speciale Smith. È uno scherzo. Sta calmo, Kane. Ah, me ne occupo io, capitano. È meglio che mi presenti, Kane. Sono l'agente più giovane che abbia mai raggiunto questa posizione. Tra l'altro guadagno il doppio di te e per degli ottimi motivi, perciò puoi smetterla di fare lo stronzo. È uno scherzo. Per chiunque collabori a un caso di giurisdizione federale, la cosa più importante è attenersi ad alcuni parametri di comportamento. Sì, i parametri sono una specie di indicazione generale. Conosco il significato della parola. Bene. Faremo il nostro rapporto all'ispettore Switzer ogni giorno puntualmente. E non ci saranno strane sparizioni, né di una settimana né... 8 giorni. E nemmeno di un minuto. Mi sono spiegato? Tu non puoi darmi dei... Io ho delle istruzioni precise, Kane. Che spieghi lei, capitano. Capitano, c'è il medico legale. Grazie, falla entrare. Ne parliamo dopo. Ciao. Ciao. Diane, che cosa ha detto la scientifica sull'arma del delitto? Qualunque cosa sia stata, era sottile e affilata come un rasoio. Neanche un bisturi potrebbe fare un'incisione così precisa e profonda. Allora in che modo te lo spieghi? Non lo so. Diane, aspetta un secondo. Mi è dispiaciuto molto per Ray, come a te immagino. Ma 8 giorni senza fare neanche una telefonata. Per favore, fermati un attimo e ascolta. Sono stufa di ascoltare. Senti, un po' di mistero mi è sempre piaciuto. Ma questa volta, mentre stavo lì a pensare se eri vivo o morto, non sapevo che cosa preferire. Mi capisci, vero? Diane. Ehi! Ti ha liquidato, a quanto pare, eh? Pensa ai fatti tuoi. Allora, il primo della lista. Andiamo sulla scena del delitto. Quindi tu? Secondo me sarebbe prima meglio leggere il rapporto del medico legale. Sfruttate sempre il risultato del lavoro degli esperti. Questo è uno dei parametri del famoso manuale Switzer. È un uomo brillante. C'è molto da imparare da lui. Già. Adesso possiamo andare o hai qualche altro parametro? Beh, visto che me lo chiedi, sei sicuro di volerci andare vestito così? Sai, anche questo genere di cose è importante nel nostro lavoro. La gente si fa delle idee. Ci giudica. Allora tu dovresti viaggiare nel portabagagli. Ah, quanta confusione. A Natale la gente impazzisce.
Che stai facendo? Cosa ti sembra che faccia? Osservo, prendo appunti. Interessante. Secondo me, il problema di questo lavoro è che ti coinvolge troppo a livello emotivo. Non si riesce a pensare. Io cerco di essere obiettivo, di mantenere le distanze. Le distanze? Prendi quelle fra i corpi, per cominciare. E così tu sei per la tecnica, ma il tuo istinto? Per me non esiste. È un insieme di comportamenti prevedibili, tutto qui. Ho studiato cosa fare per ogni situazione. Succede qualcosa? Sono pronto a tutto. Allora guarda giù. Se c'è un motivo vorrei che tu me lo dicessi. Va di sotto. Che rompiscatole. Dimmi, agente Smith, che succede quando trovi qualcosa di completamente nuovo? E come faccio a saperlo? Non mi è mai successo. Succede ora. Che stronzo. Tu invece hai qualche idea? Sì. E che cosa fai? Seguo il mio istinto. Vorrei sapere che cavolo hai da abbaiare. Non ho mai visto un cane più rompiscatole. Dexter! Dexter! È ora di mangiare! Dexter! Chi c'è là fuori? Sarà qualche miserabile bastardo, qualche sporco figlio di puttana. Ti sistemo io. Cerchi di mettermi paura, vero? Vieni fuori, maledetto ladro, lurido verme, fatti vedere! Oh. Ci facciamo in un bar? Io non bevo in servizio. È contro la procedura. Allora prenditi una spremuta. Siamo qui per pensare. Non dire idiozia, che vuoi pensare qui? Metti alla prova i miei istinti? C'è il mio vecchio amico Bon. Cercavo proprio lui. Peccato. Stai per perdere un'altra volta, Jeff. Merda! Ti dispiace far riposare un attimo le palle, Bonner? Ehi, ehi! Dov'è Victor Manning? E che cazzo ne so io? Il mio collega è morto. Levami le mani di dosso. Tu e il tuo compare dovete dirmi chi l'ha ucciso. Buttalo per terra, per favore. Grazie, Smith. Allora, chi ha ucciso Turner e chi ha la droga? L'hanno presa i marziani e sono stati proprio sì? Loro. Sì, credevi di trovarli in mezzo alla strada? Sai, certi dicono che siete stati voi della polizia. La verità, te lo giuro, te lo giuro. E Kane, se sapessi qualcosa, te lo direi. Va bene, Bonner, vattene. Anche tu. Siamo venuti qui per questo, eh? Per Bonner. Hai una bella tecnica, un po' illegale, ma utile. Adesso sai tutto, no? Te l'ho già detto, Smith. Siamo qui per pensare.
E se l'arma fosse qualcosa come un siluro? Una specie di lancia. Una lancia? Guarda. Colpisce il primo uomo. Sì. Poi colpisce l'uomo che sta qui. Sì. Rimbalza come un boomerang. Colpisce il muro, prima qui, poi di nuovo qui. Taglia la gola a un altro. E finisce da qualche parte, qui intorno. Perciò stiamo cercando una lancia? Shh. Una lancia un po' strana, eh? Accidenti. Non toccarla. Sta calmo, so cosa fare. Giù! Questa sì che è un'arma efficace. Contro la procedura. Bonner potrebbe denunciarti per maltrattamenti. Ma non lo farà. Accosta sulla destra. Grazie. A domani. Ehi, dove credi di andare? A casa. Ehi! Manuale Switzer, regola 10, pagina 3. Le prove vanno consegnate ai superiori. Lo so, ma prima voglio farlo vedere a un mio amico dell'università. Vabbè, immagino che sia uno scienziato. Lavora per la polizia. No, è una majorette. Se non è una persona autorizzata, non puoi farglielo vedere. Su questo il manuale... Oh. Che bella casa. Pensi che sia al sicuro per stanotte? Ah, vuoi del vino? Cosa? Vino. Sì, ora sì. È bello quel quadro, eh? Ti piace?
Sì, molto, è davvero... grande. Giusto. Forse dovremmo conoscerci meglio, eh? Siamo molto diversi. Voglio quel disco. Lascia perdere. Questo per te è solo un caso. Per me è di più. Molto di più. Se provi a portarmelo via, potrebbe capitarti qualcosa di sgradevole. Tieni. Grazie. Ti dispiace se ti faccio una domanda? Perché non ti piaccio? Non che me ne freghi niente, ma sono curioso. È perché ho più successo di te, eh? È per questo? Sì, esatto. Lo sapevo. Non è male. Ci vediamo alle 7. Diana, volevo scusarmi con te. Diana. Hai finito? Sì. Promettimi che ti ricorderai del mio compleanno. Oppure che verrai a trovare mia madre, non importa che cosa, ma fammi una promessa che poi manterrai, come fai con gli altri. Per me è importante. Non so chi di noi due è più assurdo. Tu che non rispondi o io che ti amo lo stesso. Ciao. Ciao. Butta la pistola se non vuoi che t'ammazzi. Aspetta, non sparare, Kane, sono io. Che diavolo ci fai qui? Sono venuto a prenderti, la porta era aperta, ma tu non c'eri. Ti avranno derubato. A voi dell'FBI non sfugge niente. Non perdiamo tempo, ci sono stati altri omicidi, dov'è il disco? L'ho lasciato a un amico ieri sera. A un amico? Sì. Grazie a Dio. E tu sei appena arrivato. Sì, certo, sono appena arrivato, te l'ho detto. Ma perché?
Cosa vuoi insinuare? Niente. Sto preparando un caffè. Ne volete una tazza? Grazie. È un modo per rilassarmi. Ho aggiunto della caffeina. Il caffè americano non terrebbe sveglio neanche un criceto. E chi è? Un tuo amico? Si chiama Smith. È un agente dell'FBI in carne ed ossa. Sei pazzo, Kane! Stia calmo, non sono qui per questo. È tutto materiale per la ricerca medica. D'accordo, ci credo. Ci crede? Figurati. Voi federali siete tutti uguali. Siete come quella tribù in Africa, dove tutti dicono l'opposto di quello che pensano. Dicono benvenuti nel nostro villaggio e poi ti ammazzano. Ehi, le ho detto che non ha nulla di cui preoccuparsi. E invece non vi fido. Sta calmo, siamo qui per parlare. Che mi dici del disco? E va bene. Stia attento, è pericoloso. Stia calmo, federale. In un campo privo di cariche come quello che ho creato, il disco ondeggia. In parole povere, si tratta di un magnete. È un elettromagnete con carica racchiusa, la più potente che io abbia mai visto. E come tutti i magneti può essere attratto da altri magneti di polarità opposta. Ecco perché l'abbiamo trovato nell'altoparlante. Il disco può essere programmato per usare altre forze magnetiche come mezzo di propulsione. Può utilizzare qualunque frequenza. Può funzionare come arma. Il corpo umano ha una piccola carica elettrica, giusto? Basta sintonizzare il disco alla carica e... Il tuo amico federale ha ragione. È come sintonizzare la radio su un canale che trasmette sempre l'ordine di uccidere. La tecnologia è incredibile. Ho bisogno di tempo per studiarlo. Tienilo pure, torneremo. Non ci pensare nemmeno, devo portarlo a Svizzera immediatamente. E come farà? Quel maledetto coso mi ha quasi staccato la testa due volte oggi. Non può prenderlo. Oh, davvero? Questo è da vedere. Non uscireste vivi da qui. Lo porterai da Svizzera quando avrà finito. E va bene. Va bene. Nascondilo. D'accordo. Stanotte ne sono arrivati altri tre. Perché li hai collegati al nostro caso? Perché sono morti per un'overdose di eroina. Quest'uomo non era un tossicomane, guarda. Certamente non se l'è iniettata da solo. L'eroina rubata? Sì, credo di sì. È di una potenza incredibile. C'è un pazzo che ha rubato l'eroina per ammazzare la gente. Non capisco, ma per quale motivo? Per quale motivo lo fa? C'è un sacco di gente che fa cose strane. E quel colpo di pistola? Non è un colpo di pistola. E che cos'è? Sto per scoprirlo, volete assistere?
No, no, grazie. Io andrò a fare una telefonata. O qualcosa del genere. Scusami. Andiamo. Sì, la richiamerò. Dobbiamo preparare subito un rapporto. Tieni, è per te. È arrivato un'ora fa. Grazie. Una classica storia di amore e odio, non è vero? Più odio che amore. Quello cos'è? Caro Kane, sono a Rio e mi diverto. Vorrei vederti morto. Baci, Victor Manning. P.S. Ho detto a Warren di cercarti. Chi è Warren? Guarda come sorride il bastardo. È stato lui a uccidere Turner e adesso è a Rio per Natale. Chi è Warren? Il socio di Manning. È il capo dei White Boys, una banda di criminali. Sono 2 anni che cerco di beccarlo. Dove stiamo andando ora? A trovare Warren prima che lui trovi noi. Va bene. Come hai detto? Ho detto che va bene. Oh, merda. La conosci bene questa zona? Un po'. È meglio che guidi io. No, non se ne parla. Questa è la mia macchina e la guido io. Da un'occhiata dietro. Ci sono 2 white boys che ci stanno inseguendo. Forza, lascia guidare me. Te l'ho detto, voglio guidare io. Forse hai ragione, guida tu. Gira a destra. Kane, accidenti, che cosa fai? Una scorciatoia, non la conosci? Smettiamola di fare gli stronzi e chiamiamo rinforzi. Ora non c'è tempo. E quella dove l'hai presa? Me l'ha regalata la mamma. Attento! La macchina è in leasing, devo finire di pagarla. Se ci tieni alla macchina. Kane, Kane. Pensa a quei 2. Rallenta. Figlio di puttana. Bravo Smith. Warren è un uomo morto. Siamo arrivati? Warren è qui? Sì. Dobbiamo seguire la procedura, Kane. Non lo capisci? Dobbiamo tornare indietro e farci dare un mandato. Andiamo. No. Ora non mi interessa. Ma che succede? È il mio allarme. Andiamo a vedere. C'è qualche stronzo che si diverte là fuori. Non c'è nessuno. Ma cos'è? Maledizione. Ehi! Merda! Allora, sentiamo. Hai saputo qualcosa di più preciso sul trasferimento di... Attenzione! Non qui. C'è il tappeto. Mi scusi. Mettete le pistole sul tavolo. Forza, muovetevi! Ubbidite. E adesso alzatevi. Ho detto di alzarvi! Ok, Warren. È arrivato il momento di fare 2 chiacchiere. È un vero piacere rivederti, Kane. Mettiti a sedere, Warren. Victor è seccato con te. Non aveva in programma di andare a Rio fino al mese prossimo. L'aereo era strapieno. Ha viaggiato in turistica. Io non ho ucciso i tuoi ragazzi, Warren. Stronzate. Ce l'hai con l'uomo sbagliato. Voi poliziotti state intralciando il mercato della droga. Per quale motivo? Abbiamo forse dimenticato un pagamento? Le vendite degli ultimi 3 giorni sono finite nelle fogne. Rinunciate alla tangente per farci la guerra? Una guerra della droga? Non ne so niente. Di che parli? Non capisco. Veramente patetico. Questo candido poliziotto non ne sa niente. Ammazziamolo subito. Non perdiamo tempo. Sì, basta con le chiacchiere.
Niente di personale, Kane. È questione di affari. Questa pistola non è un giocattolo. Oh, non esiste un problema che non si possa risolvere. A questo punto, Kane, ci sono due cose da considerare. Avanti, muoviti. Primo, Victor ci ha chiesto se era possibile eliminarti entro oggi. Secondo, c'è da fare una consegna. Ma purtroppo abbiamo urgente bisogno di contanti. Vorrei che la facessi tu per me. Mi sembra giusto che sia tu a rischiare la pelle se qualcosa va male. Scordatelo. Lo farai, Kane. Altrimenti ricomincerai a farti una pessima reputazione, dato che i tuoi compagni muoiono tutti. Hai capito cosa devi fare? Sì, sbrighiamoci. Cerca di non fare il furbo. Vi siete messi in un brutto guaio, voi due. No, non ce n'era bisogno. Te l'avevo detto. Ma certo. Ti richiamo. Buongiorno, che posso fare per lei? Non fare stupidaggini. Tanti saluti ai White Boys. Bene, chi era quello? Da dove è uscito fuori? Che cosa è successo? Che è successo là dentro? Sta zitto un attimo. E questo chi è? Voglio sapere subito che cosa è successo là fuori. Ora ho da fare. E più tardi andremo a prendere il disco. Lo sapevo, ci risiamo, sempre contro il regolamento, eh? Tanto io sono solo uno stronzo che sta non qui so. Ad aspettarti, non è vero? Vero? No. Forse. Sì.
Scusi, chiamata d'emergenza, FBI. C'è uno che si spaccia per un federale. Grazie, può cambiarmi un dollaro? Volevo essere io a torcerti il collo. Sì, lo so. Rispondi alla mia domanda. Sì, non è impossibile. L'eroina stimola la ghiandola pituitaria a produrre endorfine. E le endorfine sono ormoni che creano un incredibile senso di benessere, uno stato di estasi. E si potrebbero estrarre facendo un buco in testa? In teoria potresti ottenere una droga quasi perfetta. Pochi grammi sarebbero sufficienti per migliaia di viaggi. Perché in teoria? Perché non c'è nessun modo per farlo. Nessuno è in grado di sperimentare il fenomeno in laboratorio e conservare la roba. O almeno non ancora. Non capisco che difficoltà ci sia. Voglio fare una telefonata a carico del destinatario. No, non posso chiamare direttamente. No. Ehi. Penserai che sono diventato matto. No. Con te non mi meraviglia più niente. Non preoccuparti. Senti, io credo che abbiamo a che fare con degli alieni. Ce ne sono due. Uno è l'assassino, ma l'altro è dalla nostra parte. Ascoltami, Kane. Forse oggi hai avuto uno shock. Secondo me dovresti cercare di riposarti un po', altrimenti rischi di crollare. Ho bisogno che tu mi ascolti. Hai bisogno di uno psichiatra, Jack. Non posso essere io il primo. Il primo cosa, eh? Il primo che ha visto gli alieni, eh? Non hai neanche una prova. Nessuno ti crederà. Dimentichi il disco. Andiamo. Bruce? Oh, Cristo. Che è successo? Quei bastardi mi hanno pestato e mi hanno rubato il disco. Qui era al sicuro, eh? Lo sapevo che era meglio portarlo subito a Switzer, maledizione. Ho provato a mentire, te lo giuro, ma sapevano che era qui. Tu stai bene? Voi cosa ne dite? Che fai schifo. Beh, anche tu non scherzi. Chi può averli mandati? Non lo so. Trogloditi con una pettinatura orrenda. A pensarci bene somigliavano a te. Ah, sta zitto, smettila. Siamo fregati, è sparita l'unica prova decente. Che cos'hai da guardare? Andiamo da Malone. Oh, è il tuo capo, va pure. E che gli dici? Che cerchi uno spacciatore di droga che viene da un altro pianeta, eh? Te lo giuro, Clerk, non sono ubriaco, l'ho visto davvero. Era alto almeno 2 metri e aveva i capelli lunghi. Sì, ma certo. E l'altro ieri hai visto Jimi Hendrix in lavanderia, te lo ricordi? Già, aveva un sacco pieno di camicie a righe. L'ho visto davvero. C'è un figlio di puttana che ammazza la gente, ma non li leggete i giornali. Oh, merda. Ehi, state calmi. È proprio lui. Lo riconosco. Ehi. Io vengo in pace. Sì, d'accordo, ma fermati dove sei, non fa... Che cosa fai? Lascialo! Ah! Ah! Merda, che cosa vuoi da me? Ah! 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 Thank you.
Tu mi coprirai, vero? Certamente. Promesso? Puoi contarci. Che cosa hai detto? Sì, sono perfettamente d'accordo con lei, signore. Credo che il detective Kane abbia tratto conclusioni affrettate. Figlio di puttana senza carattere. Perché non vai in vacanza, Jack? Ma è vero! Ah sì? Allora portami qualche prova. Magari quel disco di cui parli. L'hanno rubato stanotte. Già, purtroppo. Malone? Sì? Cosa? Dove? Quanti sono? Grazie. Il tuo marziano ha ucciso altre due persone in un supermercato, ma questa volta almeno abbiamo un testimone. Jenny, di Adar per Portland e Morroni e di venire subito a questo indirizzo. Grazie. Ho una carriera a cui pensare, non posso permettermi di credere a degli extraterrestri. Se non vuoi aiutarmi, levati dalle scatole. Switzer vuole il caso. Siamo in due a volerlo. Finirai nei guai. Attenzione, Fabian. Sì. Ha chiamato Jenny. Le vittime sono due. Sì, bene. Uno è un negro dall'apparente età di 35 anni. Ma perché insiste? Si tratta di una faccenda perché federale. Perché sono il medico legale, ecco perché. E faccio parte del personale autorizzato a occuparsi del caso. Mi spiace, non posso aiutarla, non insista. Non le ho chiesto questa di aiutarmi. Faccenda non la riguarda. Ah, oh, è inutile ragionare con lei, è un troglodita. Non ne faccia un caso personale. Che sta succedendo? Jack, per favore, questo... Questo stronzo? Grazie. Questo stronzo non mi fa entrare. Ci sono dei cadaveri là dentro. Sono incaricata ufficialmente. Devo stendere un rapporto. Detective Kane. Ho l'ordine di non far passare nessuno. Ho il Lascia diritto stare, di... per favore. Me ne occupo io. Qual è il problema? Sono Smith, FBI. Non posso far passare neanche lei, mi dispiace. Potete mettere via tutte le vostre patacche. Qui non si entra. Questo è da vedere. Non Kane... ti scaldare, amico. Andiamo. Frank, che diavolo sta succedendo qui? Ah, non lo so. I federali hanno bloccato tutto. Non eri un pezzo grosso dell'FBI? Dai, non rompere le palle. Io quelli non li ho mai visti prima. Non è il tuo capo, quello? Sì. C'è un mio superiore là. Ispettore Switzer. Ah, sì, fallo passare. Che diavolo succede? Dov'è quel testimone? Non ci sono testimoni, ascoltami. Ma cosa... Sta zitto e ascoltami. È stato tutto sistemato. Il caso è risolto e da questo momento tu sei ufficialmente in vacanza. Sparisci. Che cosa significa che è tutto sistemato? Che non è un tuo problema e che non te ne devi occupare. Vattene, Kay. Scusate, Diana, vieni un secondo. Sto per andare in vacanza. Ti va di partire con me? Che cosa? Un lungo viaggio, io e te. In qualche bel posto romantico. Ma io non posso, ho il lavoro. Prendi le ferie anche tu. No. Licenziati, hai visto qui? Non tentarmi, Jack, o lo farò. Bene. Va a fare la valigia e passa a prendermi a casa. Ma stai parlando seriamente? Te l'assicuro. Giuro sul mio onore. Jack, se mi prendi in giro anche stavolta te le farò pagare tutte insieme. Ehi! Ehi! Che ti prende? Non siamo più amici? Tanto ormai è finita. Che ti ha detto Switzer? Più o meno tutta la storia. Non ci credo. So quello che devo sapere, ok? Beh, vabbè, ora mi hai seccato. Sai che differenza c'è fra noi? Che a te non te ne frega un cazzo. Sei un impiegato. Vaffanculo, io faccio quello che mi si dice di fare e rispetto i miei superiori. È questa la differenza fra te e me. Io gioco in squadra. La tua squadra fa schifo.
Sei un gran figlio di puttana. Scusaci un momento. Voglio solo dirti che non lavorerò più con te, neanche se... Oh, è questo? Calmati, lui è quello di cui ti ho parlato. E che cavolo ci fa qui? Ha bisogno d'aiuto. È meglio andarcene da qui. Sì, andiamo. Oh mio Dio, sta sanguinando. Chi sei tu? Sono dalla parte della legge, come te. Oh, ma guarda, è un collega. Dobbiamo fermarlo. Che cosa cerca? Blersi. Una droga potentissima e senza prezzo. Si ottiene con le endorfine. Ma da noi è illegale. Un trafficante di droga spaziale. Questa è una storia incredibile. È pronto a uccidere chiunque pur di avere le endorfine. Da dove hai detto che vieni? Fermatelo. Se riuscirà a tornare, ne verranno altri. Vi massacreranno tutti. Eliminatelo, lo troverete in una vecchia fabbrica. Vicino alla Kawana Way. Sì, ho capito dov'è. Dovete distruggerlo. Promettetemelo. Te lo prometto. Almeno adesso abbiamo qualcosa. Cosa? Il cadavere è una prova, no? Abbiamo una prova. Almeno questa l'ho presa. Non resta altro di lui. Hai visto? Hai visto che ha fatto? Altro che! Mi ha fatto quasi saltare la faccia. Stai bene? Sì, sto bene, sto bene. Guarda qua. È la sua arma. Questa è la nostra prova. Dobbiamo portarla a Malone e siamo a posto. Aspetta, l'ispettore Switzer deve essere informato. Deve vederla per prima. Lascia stare Switzer. E tu credi che Malone riuscirà a fermarlo? Eh? Sei un illuso. Solo Switzer può farcela. No, l'illuso sei tu che continui a fidarti di lui. Come fai a non capire che Switzer è un bugiardo, che ti dice una cosa e ne pensa un'altra? Ti usa come un burattino, non te ne accorgi? Su, dammi quell'arma. No. Perché no? Dammela. Ho detto di no. Non scherzo, Jack. Sta attento. Sei proprio un coglione, Smith. L'ho capito appena è iniziata questa storia. Puoi insultarmi quanto vuoi. Ma io la porto a Switzer. È questo il mio dovere. Davvero? Noi siamo ancora i buoni, Jack. Qualche volta forse ce ne siamo dimenticati. Tu più di me. Tutto ok? Sì, signore. Bene. Complimenti, hai fatto un buon lavoro. Hai condotto l'operazione in modo davvero brillante, Smith. Prima il disco e ora l'arma.
E adesso che farà, signore? Voglio dire, come finirà tutta questa faccenda? Cosa sono queste domande? La cosa non ti riguarda, ragazzo. Forse hai passato troppo tempo con Kay. No. Beh, comunque posso dirti che queste cose verranno usate nell'interesse della nazione. Volevo appunto parlarle di quello che abbiamo scoperto, signore. Non ti devi preoccupare di Kay. Qualcuno penserà ad eliminarlo. Non la capisco, signore. Perché vuole eliminarlo? Non siamo un ente benefico. I vantaggi militari che il nostro paese può ottenere dal contatto diretto con questo alieno sono enormi e non possono essere compromessi da uno come Kane, che vuole solo ucciderlo. E ora basta con le spiegazioni. Per te il caso è chiuso. Ma quell'alieno è un assassino. Beh, non si può fare una frittata senza rompere qualche uovo. Non preoccuparti. Ti abituerai anche tu a questo lavoro. Fidati di me. Non fidarti di nessuno. Manuale Kay, pagina 1, capitolo 1. Grazie per avermi salvato la vita. Figurati. Vuoi smettere? No. No. Io sono abituato a seguire la procedura. Lo sai. E a questo punto dobbiamo archiviare la pratica. Perché mi hai seguito? Istinto. Sai usare quell'arma? Sì, certo, certo. È solo un fucile, no? Oh, cazzo. Ehi, guarda. Cosa? Dove stai andando? Guarda questa roba. Accidenti, sul piede. Siamo arrivati tardi. È sfuggito. No, no, vattene, spostati, lascialo a me. Sono una pistola. Guarda. Scappiamo, corri, corri. Forza. No, 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 aspetta, aspetta, faccio io. Maledizione, sei bloccato. Ecco, è a posto, andiamo. Allora, ti piace questo ballo, figlio di puttana? Corri! È mio, è mio! Stai bene? L'ho colpito? Ce l'ha fatta? Pare di sì. Dove è andato a finire quel bestione? Un bel rinculo, eh? Questo giocattolo è micidiale. Ma dov'è? Non lo so.
Che cos'è? Che cos'è? Penso che abbiamo trovato il suo bottino. Sono le endorfine. È ancora vivo. Un altro colpo, mi sarebbe bastato soltanto un altro colpo per far fuori quel maledetto bastardo. Dove vai? Ho un'idea. Che idea? Lui vuole la sua roba, ma non lo aspetteremo qui. Ok, non qui, ma dove? In un posto dove potrò metterlo in trappola facilmente. Là dentro hai una giacca che vada bene per me? Non credo che sia il tuo genere. Grazie. Questa può servire. Ehi, è giusta. Ho smesso di portarla a 12 anni. Grazie. Prendi l'arma spaziale e andiamo. Diane. Jack, smettila di scherzare. Sei pronto? Dio mio, Diane. Diane? Sì, Diane. Che sta succedendo? Devi tornare a casa. Non dovevamo andare in vacanza. Devo sistemare una cosa. Ma tu me l'avevi promesso. Maledizione, Jack. Mi sono appena licenziata. Lo so, mi dispiace, ma posso spiegarti. Attento, Kane. Non darle informazioni. Insomma, vuoi spiegarmi che cosa sta succedendo? E quelli chi cazzo sono? Non hai via di scampo, Kane! Ci mancavano loro! Dove sono i soldi? Non preoccuparti, te ne libero io. Gettate le armi! Subito! Sto ancora aspettando una spiegazione. È un po' complicato adesso, sta giù. E alzate le mani. Vaffanculo. Forza, Bob, sbrighiamoci. E quello da dove esce? Ma chi è quello? Ah! Oh! Forza, in macchina. Dai, sali, svelto. Metti in moto, presto! Procediamo sulla Grand Avenue, verso nord. Abbiamo bisogno di rinforzi. Ha rubato una macchina della polizia. Si può sapere chi è? Uno spacciatore dello spazio. Sì, ma non preoccuparti, Diane. Io ho questo. Oh, che emozione, un fucile spaziale. Avete la situazione in mano, vero? Si sta avvicinando! Oh mio Dio!
guidando un'auto di proprietà della polizia senza autorizzazione. Si fermi, mi ha sentito? Quello stronzo è ancora dietro di noi. Rallenta, proverò a colpirlo. Ce l'ho fatta! Oh, cazzo! Sopra? Sì. Jack. Andiamo. Fa presto, Smith. Sali ancora. Lì hai la possibilità di colpirlo. Va con lui, Diane, presto! Eccolo, sta arrivando. Lo metto alla potenza massima. Vieni. Ci siamo. Va all'inferno. Cazzo, è scarico. Smetta, è scarico. Forza, andiamocene. Portala via! Vieni! Corri, corri, corri! Più in fretta, corri, corri! Continuate a correre! Lasciala andare.
Ho detto lasciala andare! Credo di no. Io vengo in pace. E riposa in pace, stronzo. Jack!
Andiamo! Che bella serata, eh? Sì. L'abbiamo fatto secco, eh? Ottimo lavoro, Smith. Ma come ti chiami di nome? Harwood. Come? Harwood. Gli amici però mi chiamano Larry. Ah, ottimo lavoro, Smith. Jack, possiamo andare in vacanza adesso? Te l'ho promesso, non è vero? Hai già deciso dove andare? Mi piacerebbe fare un salto a Rio. No. Use a fantasy.